Finalmente! Bentornata, categoria! Dopo la sosta invernale, tutti in campo e in tempo per la grande volata finale del bellissimo calcio di terza, seconda e prima. Nel dilettantismo che fa rima con la passione più pura, vogliosi e senza paura, i club puntano smaniosi al successo. Se nel calcio ogni sogno dura 90 minuti, risoluti, i protagonisti si preparano a vivere il turno del ritorno in campo con un contorno di auspici e magia. Diamo il via col gruppo C. L'Aranova punta al colpo esterno contro la Virtus Ladispoli, con gli amici del Dragona ospitati dal Passo Scuro. È sicuro un orecchio orientato al risultato tra vigili urbani e Real Portuense. Senza fiato poi, Frascati Cori, spettacolo assicurato. Se l'oracolo prevede già il trionfo a fine stagione della capolista giallorossa, considerata a distanza di punti, non punta certo al tonfo il club di stanza in casa, ma a distanziare le concorrenti dal gradino d'argento. Si augura il contrario e dunque il successo dell'11 di D'Andrea alla Fortitudo. Terza della classe andrà sul campo della Virtus Nettuno per spostare l'asse portante del podio e non aver nessuno oltre il Cori in cima. E mentre l'Airone ospita l'Alberone e dallo Junior Portuense arriva al Città di Pomezia, dalla prima passiamo alla seconda. Il duello per la vetta del gruppo I non prevede scontri diretti. Dall'alto svetta il Real Velletri, che riceve il Bassiano per continuare pian piano ad inseguire il balzo di categoria. Stessa scia, stessa aspettativa per il Campoverde. Viaggio verso il Pietro e Paolo con l'unico diktat della vittoria, così come il Tor San Lorenzo sul campo del Giulianello. Dopo la gloria dei tre punti conquistati proprio contro gli 11 di Cesarini, per il Tor Vaianica sfida interna contro il Cisterna. Vicini in classifica, i ragazzi del Divino Amore vanno a norma per una sfida bella che di rimando intensifica l'importanza dell'incrocio tra Campo di Carne e Doganella. Chi vince mette a segno un mattoncino per la salvezza. Vicino alla Brezza Litoranea e all'Ebbrezza del Salto in seconda c'è un derby in terza che accarezza bel calcio e ambizione. Sporting Nettuno a Erclima Anzio Lavinio. L'emozione corre verso il podio coi ragazzi di Tontini che vengono dai due recuperi e in pratica non hanno mai fatto sosta. La posta in palio è alta, considerati anche i match tra Amatori Circeo e Clembofal e Prossedi Fanciulla d'Anzio. Si torna a giocare e a sognare anche nel gruppo E Roma. Il Monte Giordano visita il Città di Ostia provando a rientrare in zona apice. Lassù, dove c'è il Real Cava Frattocchie, che va sul campo della Virtus Eur, euforica e ambiziosa. Come una sposa poco prima di arrivare sull'altare, il calcio di categoria si prepara tra mille aspettative e speranze ad un altro magnifico weekend. Tutto può ancora accadere. Lo scopriremo come sempre tutti insieme, tra 7 giorni, con un'altra puntata in diretta TV di Pontina Calcio Show.